Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata della serie Midwest. Siamo al multiplayer anche stasera, siamo solo in tre questa sera, ma come si suol dire, pochi ma buoni. Abbiamo il nostro amico Erma, Ciao a tutti. la moglie che saluta dal bagno, o da quella direzione perlomeno, e abbiamo il nostro amico Cristian. Eccolo qua. Allora, che cosa facciamo? Niente, continuiamo da dove eravamo rimasti, siamo in pieno della semina, stavamo seminando il 23 a soia, abbiamo deciso di fare qualche cambiamento che poi probabilmente nel corso della serata dimenticheremo e cambieremo di nuovo, però va bene lo stesso. Dobbiamo seminare, beh, finire il campo 23 che è a soia, che è già seminato più o meno a metà quasi. Poi volevamo fare il campo 5 dove siamo noi, butteremo giù tutti i girasoli, campo 2 manteniamo colza come stabilito. Eccolo qua, crashato, perfetto, alla grande ragazzi. Comunque vabbè, finisco di raccontarvi prima di fare la sincro nuovamente. Al campo 4 e al campo 19 faremo un campo di carote e uno di cipolle, così facciamo una coltura proprio da vendere e basta. Giusto per fare qualche soldo. Vabbè, che dire ragazzi, faccio la sincro di nuovo sperando di riuscire a restare in gioco, che già la scorsa puntata abbiamo bisticciato parecchio per riuscire a restare in gioco. Sono crashato 3-4 volte e stasera promette la stessa cosa. Poi ragazzi, sono tornato, rifatta la sincro, non diciamolo forte perché non vorrei essere buttato fuori nuovamente. Che poi ne discutevamo poco fa, perché in realtà non ho un ping tremendo, vedete che oscilla tra i 40 e i 50, quindi sarebbe anche buono. Ecco, adesso per esempio ho avuto un picco e si è ristabilizzato. Magari quando ho questi picchi qua basta un picco un po' più deciso e mi butta direttamente fuori. Comunque vabbè, speriamo in bene. Comunque, siamo partiti con la semina del campo 5 a girasoli, stavamo anche discutendo sul fatto che poi bisogna passarlo a fertilizzare perché questa seminatrice qua non ha il tank del fertilizzante, non ti dà questa possibilità. Non mi ricordo se questa è la seminatrice più grande, la piantatrice più grande per il mais, ma mi sembra di sì. Mi sembra che sì, della Great Plains, sicuramente. Sì, questa è la Sì. più grande, quindi la Sì, perché l'Amazon è a 4 metri, in meno. è un pelo più piccola, quindi è Ma stata, non c'era anche quella lì della Val d'Estate? ma quella non fa mais, ma possiamo vederlo subito alla veloce sulle piantatrici. Allora, questa fa 12 metri, che non so neanche No, perché è la... se l'abbiamo inserito come mod, perché alla fine facendo solo 12 metri No, è la più grande, è questa. la più grande, perché le altre sono tutte mod ma sono comunque più piccoline. Sì, quindi non c'è modo, diciamo, per sveltire la semina dei girasoli o del mais, se non No. utilizzare qualche altra mod, perché ci sono, per esempio, ho una seminatrice in cartella mod della John Deere che arriva addirittura a 36 metri, non è fatta benissimo, è un po' una conversione, era già fatta a Maluccio nel 17, però la seminatrice esiste veramente da 36 metri, quindi per quello sarebbe realistico usarla per i campi grandi, perché nella realtà esiste quella seminatrice lì. L'unico problema che ha è che ha poco serbatoio di semi e fertilizzante, che addirittura funziona con fertilizzante liquido, che quello lì adesso io non è che conosco tutte le macchine, quindi potrei anche sbagliarmi, ma mi sembra che non ci sia nessuna seminatrice che usi fertilizzante liquido per fertilizzare, mi sembra che vanno tutto col solido. Però mai dire mai, perché non è che nessuno nasce maestro, nessuno conosce tutto.
Però a parte quello, avendo solo 2000 litri di serbatoio di fertilizzante liquido, praticamente fai, e ne consuma anche parecchio, con 36 metri di passata fai avanti e indietro sul campo e ti vai a ricaricare, quindi per fare un campo come questo ti vai a ricaricare 5-6 volte. E quindi è un po' scomoda da quel punto di vista lì, poi per il resto è vero che si possono anche, per esempio ho visto che il Challenger ha le, ma anche un case, c'è un case che ha i serbatoi aggiuntivi da attaccare frontalmente, o il famoso elicottero che ti può aumentare la capacità del fertilizzante liquido, però sono comunque tutti senza tubi dinamici, tutti l'elicottero è fatto anche un po' così, se vogliamo dirla tutta, quindi sono un po' bruttini da vedere, però ce la facciamo bastare, ragazzi. Mare che vada, se siamo in difficoltà compriamo un'altra seminatrice, ci mettiamo a seminare in tre e via. Invece noto che questa, che è originale, ha un consumo abbastanza basso di semi, in realtà non ne consuma tanto, cioè un giusto compromesso tra il non andarsi a ricaricare 2 milioni di volte, ma anche non andarsi a ricaricare mai. Fai strada e ogni tanto ti vai a ricaricare, sei a posto. Comunque se devo fare anche gasolio sul nostro fendone, però hai il coso davanti al campo 7? Sì, l'ho visto prima che mi hai parcheggiato giù la come si chiama? La cisterna, sì, diciamo, per trasporto gasolio. Sì. Sì, sì. Tanto anch'io verrò a rifornirmi. Abbiamo buttato giù anche i semi prima lì, che non so neanche se erano inquadrati prima passando, se li hanno già visti i nostri soci a casa. Ma da qualche parte ci sono anche i semi buttati giù. In fondo al campo dovrebbero essere, sulla sinistra. Oh, eccolo qua, era un bel po' che mi guardavo in giro che non vedevo Christian, adesso lo vedo. Cioè, talmente lunghi sti campi che se uno da una parte o dall'altra non ti vedi neanche. Sì, sì. Che anche di questo parlavamo prima, che ormai, ragazzi, sembra tra due grosse virgolette passato il periodo di quarantena, a parte forse ancora per qualcuno che magari chi lavora nelle grandi aziende tipo in Telecom o cose così, che magari sono centinaia di persone tutti dentro lo stesso stabilimento, magari loro sono ancora di smart working perché per ovvi motivi, cioè meglio evitare grossi assembramenti per ora, però sempre tra due grosse virgolette, ma il periodo di quarantena sembra essere passato, anche se dobbiamo stare ancora un pochettino in allarme. Però durante la quarantena, mentre giocavo con la Wild West, parlavamo prima anche con Erma, che finché non provi quella mappa lì non sai cosa sono i campi grandi, perché questi qua sono tutti campi piccoli rispetto a quella mappa lì, giustamente essendo una 16x mega galattica è praticamente impossibile da portare avanti da soli. Cioè è possibile che hanno fatto anche una 64x? Ma la vedo veramente dura, cioè tu immagina che la Wild West è già 8 volte più grande della mappa originale, giusto per fare un riferimento. Tu prova a prendere la mappa originale e moltiplicarla nei lati per 8, quindi 8 volte più lunga e 8 volte più larga. Cioè praticamente ci giochi 20 minuti solo per attraversarla, per fare un trasporto da un lato all'altro della mappa. Arrivare a fare una mappa 64x vuol dire che praticamente una volta che tu hai attraversato la mappa e scendi dal trattore ti ritrovi a Reggio Calabria direttamente, partendo da Torino. Va bene ragazzi, facciamo un piccolo taglio, almeno vediamoci almeno alla fine di sto campo, portiamocelo avanti e poi ci seminiamo carote, cipolle o quant'altro, insomma, poi vediamo un attimo. Poi ragazzi, aggiornamento, finito il campo 5,
abbiamo rifatto il pieno, quindi il nostro campo 5 girasole è a posto, rifatto il pieno di semi e siamo passati in semina carote del campo 4. Mi sembra che è appena arrivato anche Christian, sì, è nell'angolo opposto, e quindi ci portiamo avanti anche questo. Poi ci buttiamo giù il campo 19 a questo punto cipolle, e poi vediamo un attimo se passare a fertilizzare direttamente, a lasciare un attimo stare il campo 2, a parte che il campo 2 dovrebbe farlo Herman perché ha lui la seminatrice, e poi vediamo anch'io. Poi vediamo se comprarne un'altra per dargli una mano, perché da solo a finirsi il 23 e fare il campo 5 sta qua fino a giovedì prossimo. E boh, però magari nel frattempo che lui va avanti sospendiamo un attimo la semina, ci buttiamo anche a fertilizzare i campi, perché come dicevamo prima questa seminatrice qua non fertilizza, quindi devi fare un secondo passaggio, quindi è doppia, cioè non perdita di tempo ma doppio investimento di tempo per fare anche già solo il primo stadio di fertilizzazione. Ah, intanto andiamo avanti come gli ubriachi, gira di qua, gira di là. Ah, ci ho fatto caso adesso, ma qua. Cavolo è successo che c'è un pezzo di cemento buttato lì. No, quindi alla CDC. Perché non. Non lo so, penso il mappo era fatto qualcosa e era lasciato così. No, perché non me lo ricordo sto pezzo qua. Secondo me stavo aggiustando con l'editor da qualche parte e poi laggando mi ha teletrasportato da un'altra parte, ha preso un click, perché non, quando abbiamo riquamato sto coso qua non c'era. Però dici che c'era? Io non me lo ricordo. Poi vediamo se. Ah già, questa mappa qua è sempre infame. Allora, cos'è che era? X? Sì. Perché qua non hai l'erba su sto. Vedi che sta mappa qua è maledetta. Però mi dà proprio fastidio vedere. Però, o ci butti cemento o ci butti terra, eh. Perché sai perché l'hai creata prima con la 1.4? L'erba l'hanno messa con la 1.5. Non credo sia perché comunque il gioco è aggiornato, perché anche in tutte le altre mappe, anche nei salvataggi vecchissimi Il che ho. salvataggio l'hai iniziato con la 1.4. Sì, ma ho dei salvataggi vecchi su altre mappe Però quando fai partire il salvataggio, lo fai partire il salvataggio con la 1.5. infatti. Però le prime partite che. Anche se sono vecchie, è stata un'aggiunta che hanno fatto nella 1.5. Se Ho tu sei più. capito, però le prime partite che ho fatto anche un anno fa, facendo i test di autodrive e crossplay, mettendomi a posto alcune cose, mi funzionava l'erba, anche se avevo fatto partire ancora prima della 1.4, quelle prime patch uscite. Se tu aggiorni la patch, la funzione ti viene aggiunta. Sì, si vede che o che non l'hanno presa in considerazione. Oh, è che è maledetta sta mappa qua, proprio chi l'ha fatta, che secondo me non, sta mappa qua è stata convertita, non fatta, quindi è stata convertita un po' coi piedi, o comunque l'hanno fatta, sono partiti e poi hanno abbandonato il progetto e quindi è rimasta così, con delle cose da mettere a posto. Comunque vabbè, pazienza ragazzi. Diciamo che per quello che ci gioco io ormai a farming non sto neanche lì a sbattermi a fare grandi cose. È più un modo per rilassarsi un paio d'ore alla sera. Poi magari, tornando al discorso di prima, quando magari avrò casa nuova, fatta e tutto, che allora mi potrò dedicare un pelo di più, perché magari posso fare anche, piuttosto che una sera a settimana, posso giocarci anche due.
perché tanto non ho il problema di andare a dormire tardi, che posso prendermi gli orari che voglio. Magari mi intrippo un po' di più e allora mi sbatterò un po' di più, però per ora che sono più impegnato a dormire che a giocare, lasciamo così che va bene. Va bene, dai, un'altra chiacchierata ce la siamo fatta. Quindi adesso, boh, adesso ci facciamo il campo. Tanto che ore sono? Sono le 10:25, quindi stiamo andando ancora abbastanza benino come orario. Ci spariamo anche il campo 19, che è dall'altra parte della mappa praticamente, a cipolle, e quello ce lo facciamo in sordina, e poi magari ci troviamo quando è ora di fertilizzare. Tanti, sentiamo un'occhiatina che cosa sta facendo Erma. Come... ah, Erma ha finito. Sì, ho finito, il 23 è finito, mi stavo spostando sull'altro campo. Vai a fare colza al 2. Sì. Però Ok. Perfetto. Niente. Tanto pian pianino anche casco Erma va avanti. strato perché sembra di avere un auto articolato, non una seminatrice. Ci sei intentato lì? Sì. Va bene ragazzi, lasciamo Erma a divertirsi, noi ci vediamo dopo, così tanto il tempo che magari si disincastra e si rimette in campo, così ripartiamo a registrare. Allora ragazzi, tornati in gioco, tornati è il termine giusto perché è già la quarta volta che crasho stasera. Inizia a diventare un po' irritante, nel senso che più tempo che faccio in... vado giù dal fosso. E più il tempo che passo in sincro che altro. Allora, visto che abbiamo una, come possiamo dire, una crescita delle erbacce anomala, non so per quale motivo crescono a strattoni, a chiazze, tipo il campo numero 5 che è quello alla nostra destra, l'abbiamo appena seminato, già cominciano a crescere, già crescono le erbacce. Allora, a scopo preventivo, via, erbicida dappertutto. Tanto vedo che stanno venendo su le erbacce, quindi tanto vale che alzo un po', visto che tocco. Erbicida dappertutto e non se ne parla più. E poi ovviamente bisogna anche fertilizzare. Non è il primo erbicida che passo, perché il campo 23 l'ho già fatto. E nel frattempo Christian si è spostato a dare una mano a Herman al campo, cos'è, al campo numero 2 mi sembra, il 2 2 2 2. 2, a fare colza. La seconda seminatrice l'avevamo già comprata, quindi visto che c'era abbiamo colto la palla al balzo e via. Tanto qua ho saltato un pezzettino anche. Praticamente stiamo dando l'erbicida ancora prima che spuntino le piantine, stiamo ammazzando anche i semi, anche le piantine praticamente, poveri semi. Però vabbè, visto che dobbiamo cercare di pareggiare un attimo la situazione, perché non ho capito per quale motivo i campi, cioè sull'erba cresce un po' sì, un po' no, e quindi do l'erbicida dappertutto, magari... Chissà che non si, tra virgolette, resetti un attimo il campo sotto questo punto di vista. Poi vabbè, magari adesso il 2 possiamo anche aspettare un attimo a farlo, tanto è ancora in semina, ma penso che finito questo posso passare al fertilizzante. Anche perché il 20, questo qua, il campo 5, sta venendo su le erbacce oppure no, mi sembra di no. C'è solo l'angolino lì, avevo visto. Adesso vediamo quando mi avvicino. Sì, effettivamente la gestione erbacce è sempre rimasta un punto interrogativo, diciamo, non è mai stato affrontato definitivamente, sistemato. Come dividono in zone la mappa, quindi c'è proprio il campo
e riescono a tenere traccia di dove cresce l'erba, cioè di dove cresce la cultura, dove c'è la caccia, dove non c'è. Cioè, dovrebbero fare la stessa cosa anche con l'erba. Quindi o nel tuo campo cresce l'erba o non cresce, non che. Beh, perché sono bloccato? C'è una collision invisibile che non mi fa andare avanti. Dunque, stavamo dicendo, qui per ora non sta crescendo più niente come erba, vediamo un attimo dalla mappa. Nell'angolino qua sta venendo su, però conviene aspettare che vedere se cresce dappertutto, non come qua che mi sembra di avervela fatta vedere prima la mappa, c'era l'erba, era tipo tutto qua così, tutto mezzo campo sì, mezzo campo no, ma neanche in linea dritta, acchiato da una parte all'altra. Quindi a questo punto vediamo se nel campo 2 e nel campo 5 l'erba cresce in tutto il campo, almeno dopo si riesce a fare un lavoro un po' più decente. Dunque, il 23 è fertilizzato, questi sono completamente fertilizzati, il 2 è fertilizzato, il 4 anche perché l'avevamo liquamato, il 2 è fertilizzato perché stanno seminando, fertilizzando insieme, quindi c'è da dare il fertilizzante al 5. Allora, andiamo a fare il cambio. Dove sono finito nel frattempo? Ormai sono finito qua, pure incastrato in mezzo agli alberi. Ma dimmi te. Dov'è che tocco che non riesco a disincastrarmi qua? Una roba incredibile, ragazzi. È una roba incredibile, quindi mi tocca fare quello che non mi piace fare, ovvero usare la famosa mod della super forza. Oh, e disincastrarmi da un qualcosa che, no, che neanche si vede. Colpa di Chantley, me l'ha insegnato lui sta cosa. Lo devo sgridare. Allora, andiamo a scaricare l'erbicida a casa. Qua c'è, qua, c'è il paletto. Andiamo a scaricare l'erbicida a caso, ci prendiamo il fertilizzante che forse ce n'è anche una tannica a caso, non vorrei dire una cavolata. Andiamo a vedere. Andiamo a destra e dovremmo praticamente esserci. Qua i nostri vigneti prosperano. Allora, vediamo qua di fianco. C'è. No. Non c'è. Allora. Ah no, c'è anche il camion con le. Vediamo un attimo di qua. Forse sono sul camion. Abbiamo usato anche quello, vabbè, allora niente, vediamo dove posso scaricare le taniche che non diano troppo fastidio. Provo a mettermi qua così, scarica, allora scarica non è la Y.
La I. La I, la I. La I. Però non me lo dà neanche. Però ha scaricato. Però nel menu F1 non vedo neanche il comando scarico. Vabbè. Hai la mappa grande? No, la mappa piccola. Strano. Questo è proprio un bug. Magari leggo male io perché ho la webcam sopra che mi copre. Ah, forse. Vabbè ragazzi, alla fine eravamo nel dubbio se... Ecco qua il campo di Bacce, che 23, che per metà prima l'abbiamo diservato. Eravamo nel dubbio se stasera ci toccava fare i pioppi oppure no, invece non riusciamo neanche a finire di seminare e fertilizzare. È vero che ho rallentato tutta la serata io, perché pure di fare sincro praticamente mi ha fatto mezz'ora in sincro. Però vabbè, tanto sono già le 11:20, quindi questa sera non si finisce di fare una mazza qua. Quindi direi che a questo punto possiamo anche già chiuderla qua. Magari andiamo avanti a giocare ancora sti 10 minuti, un quarto d'ora, ma ormai non ha più senso fare un altro spezzone di registrazione, perché tanto quel che possiamo fare è comunque finire di seminare e fertilizzare, quindi niente di più di quello che avete già visto fino adesso. Allora qua ci ricarichiamo di fertilizzante liquido, che costa anche 2 soldi, e dovremmo, non sarebbe neanche male produrselo da soli. Comunque ragazzi, diamo un ringraziamento al nostro amico Herman per l'aiuto. Ciao a tutti. Che praticamente ha passato la serata a seminare come Christian. Ciao a tutti. Quindi abbiamo i due seminatori folli, almeno io ogni tanto una spruzzatina. In fin dei conti di diverso io ho dato solo una spruzzatina qua e là, non è che ho fatto chissà che cosa. Allora ragazzi, ci vediamo nella puntata numero 24, dove speriamo di avere meno problemi di linea e speriamo anche di toglierci dalle scatole sti lavori, e vediamo se riusciamo a tirare su sti benedetti pioppi, che sono 6 mesi che li abbiamo piantati praticamente e ancora non li abbiamo raccolti. Intanto, ah ok, sembrava che non si dispiegasse la macchina. Quindi noi ragazzi ci vediamo nella puntata numero 24, se non erro. Poi tempo 2 minuti, penso che finiamo anche il campo. Sì, ci siete? Sì. Ecco, 2 macchine e tutta un'altra cosa. Vediamo un attimo. Ah sì, avete già finito, anche senza i 2 minuti praticamente. Beh, se mi volete raggiungere al 5, allora così ci vediamo tutti insieme, ci salutiamo lì. Tanto ormai avete finito. Adesso per andare bene bisognerebbe finirlo adesso di fertilizzare il campo 5, perché se mi fermo a metà. Comunque strano, Aaron, perché è stato varato e le erbacce non dovevano crescere. Guarda, adesso mi fai una domanda alla quale non ti so rispondere sinceramente. Non lo so se dopo l'aratura, ma non credo che dipenda da quello, perché non lo so. A me sembra che in realtà, perché se tu noti, quando l'erba cresce in tutti i campi che hai seminato, che tu l'abbia appena seminato, che magari sia già al secondo stadio di crescita, non ha importanza. Cioè sembra che lui ciclicamente ogni tot tempo decide che è ora di far crescere le erbacce, quindi indipendentemente da che cosa hai fatto,
te le fa crescere, a meno che non hai appena passato l'erbicida sul campo, in quel caso lì non crescono. Sì. Però non ho capito il nesso, nel senso che o calcoli le lavorazioni che faccio oppure no, non è che mi devi calcolare solo l'erbicida. Però in Giant fanno le cose un po' al minimo che serve. Diciamo, cioè, se hai la season è un pochettino anche calcolata e anche le erbacce crescono su tutto il campo all'istante, non è che compare una macchia qui, una là, cioè è molto più uniforme e calcolata. Ma perché proprio la season hanno pensato anche a quello, l'hanno programmato tra virgolette perché gestisca anche la questione erbacce, mentre di default funziona un po' come funziona, insomma. Sì, però se, cioè, se non va alterato, sapevo che se uno ha il campo, le erbacce in teoria non vengono su quel campo. Poi. Però stanno crescendo, proprio non so che dire. È vero che sta mappa qua ha le sue, sta mappa qua ha i suoi problemi, magari è un problema di questa mappa qua. Però non mi è mai risultato che dopo la ratura le erbacce non crescano. Però magari mi sbaglio anch'io, perché ormai non è che non stando dietro a farming più di tanto sono tutte cose che non noto più, non ci faccio più caso. Va bene, ragazzi. Sì, infatti. Una volta ero un po' più guru di farming, adesso invece adesso basta. Boh, comunque ragazzi, i ringraziamenti li abbiamo fatti, altre due chiacchiere le abbiamo fatte. Direi che siamo a posto così anche per questa puntata. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove spero che prima di iniziare a registrare ci siamo già tolti tutti questi lavori qua, almeno partiamo con qualcosa di diverso. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao. Ciao.